c'è Ramon a sinistra che punta Vinicius, uno contro uno, ricomincia ancora a destra, ribaltando il fronte con Suazo che salta i riflessi di Parisi. In due tempi il portiere di casa la tiene lì. Per messa in campo la Sandro Abate, che però perde adesso il pallone, il recupero di Criacone, a due addosso riesce a scaricare su Arcidiacone, esce Thiago Perez e la fa sua. A quanto visto fin qui con Criaco, adesso che deve impegnare, che impegna, costringe all'intervento Thiago Perez. Avellino che allarga per Suazo, ancora Avellino, pallone sul destro, pallone per Suazo, Parisi, che parata, parata di Parisi, adesso il fallo di Suazo. Polistena sempre in vantaggio grazie alla rete di Maluco, gran numero adesso di Richard, ma grandissima ancora la parata di Parisi con un colpo di reni, l'alza sopra la traversa. Da Guerani ancora ad Avellino, 5 secondi, Avellino scarica su Dalcin, vediamo se proverà quest'ultima conclusione, ancora Parisi, ci mette le manone, sa fare anche abbastanza bene Diogo va via a sinistra, quindi Richard che passa, ancora Richard, la deviazione e ancora un grande intervento di Parisi, ancora protegge Richard, spalle alla porta, serve benissimo adesso su Azzo, ma ancora un grandissimo intervento di Gianluca Parisi, pallone adesso che passa, Parisi da dove la toglie, e ancora Ugherani, Avellino, e dentro su Azzo, Parisi la toglie, ancora lui. Raguso allarga, ha provato la conclusione secca a pareggiare la partita, pallone fuori, Boaventura, Tovara, attenzione, Canabarro, mamma che parata di Tovara, zona di centrocampo, il numero e il tiro con Tovara che mette il pallone in calcio d'angolo. Canal lavora questo pallone, buono l'1-2, c'è spazio per Fortini, ottima l'azione del Pesaro, tocco dentro per De Oliveira, Dalcin, parata super. E praticamente il possesso viene invertito dalla stessa mattonella, Murillo e Spindola, gran parata in spaccata. In palla recuperata, attenzione alla possibilità, incontro piede per la Feldi, Eboli che attacca centralmente, poi palla allargata, il tiro e la presa Spindola sul tentativo di Vavà, grande salvataggio. Toni Dandel recupera un grande pallone, salvataggio di Dalcin. C'è l'importo, la palla è uscita di poco, Colini in questo inizio. Attenzione, perdonami, perché è arrivato Borruto alla conclusione per due volte e poi Dalcin. Senza un'idea, Salas, un tiro dritto per dritto, ora violento. Caponigro prova a calciare con le manone, interviene e Spindola. Patera va, possibilità di ripartenza per Canal, la sua sgusciata sulla corsia di sinistra, poi cerca centralmente un compagno, riesce a calciare De Luca, che parata di Spindola che stava andando dall'altra parte. Canal, De Luca centralmente, De Oliveira la mette per Canal, Dalcin, Bissoni, pallone allargato, Pesc, Bissoni, bene col tacco per Murillo e Spindola della Feldi Eboli, lancio profondo, attenzione al movimento di Salas che ha controllato Dalcin ancora. Rimonta degli azzurri che sono arrivati fino al 4-5, alla fine non è riuscito. Intanto la parata di Gagno con la conclusione da parte di Juanfran, la prima occasione della Came dopo il derby, in cui intanto ancora una conclusione, ancora Gagno, dice di Ross, comandare, intanto ancora un'opportunità per la Came, il cambio verso Bruno Coelho. Buono il passaggio per Turmena che ha spazio con la conclusione. La Came che ha spazio per accelerare, ancora la conclusione, la parata di Gagno. Parte Turmena, sinistro, Pietrangelo c'è, tutto di ripartire. Ancora la finta, la controfinta, la conclusione. Parte Coelho, lo scarico, la parata di Pietrangelo, 4 secondi. Fernandinho la controlla, buono il lavoro di Fernandinho, attenzione ancora il tocco sotto, l'uscita di Pietrangelo che ha depositato la sfera in fondo al sacco, prova a reagire subito il Napoli con Fernandinho. Arillo, Fortino, Arillo, la giocata di Arillo, splendida con la parata di Pietrangelo, che giocata, fenomenale da parte di Arillo a Pietrangelo che lancia subito Denner. Arillo recupera ma Denner riesce a calciare. Con Nicolodi che riparte, c'è anche Marcelinho, la finta di Nicolodi che salta Salas, va via Nicolodi. Micheletto lo anticipa, poi ci prova Marcelinho in spaccata. Montefalcone anticipa Bagatini, occhio che è 4 contro 3. Oselito va via, il destro di Oselito, la parata di Ducci, non c'è un attimo di tregua. Ercolessi ci prova Salas. Il numero 16, palla per Jorginho, l'anticipo di Montefalcone. Dimas, Jorginho si gira su Crema, Jorginho, la parata di Montefalcone.
Ducci, prova Salas, palo, credo l'abbia toccata Ducci, che parata. Rischioso il passaggio per Roselito, capisce tutto Tresse, riparte Marcelinho, 3 contro 3, va via Marcelinho, scarica dalle parti di Bagatini, Montefalcone in calcio d'angolo, grande occasione per l'Olympus, che va da Marcelinho. Ercoles gli ruba palla, non c'è fallo, la giocata poi di Roselito, riparte il San Giuseppe, Roselito, palla per Patias, Ducci, lega la palla a Marcelinho che da solo va via, Marcelinho, Montefalcone due volte su Marcelinho. Ci prova Crema, grande parata ancora di Ducci. Ercolessi, ancora Roselito. Calcia, ancora Ducci. Che parata, ragazzi. Che dà il proprio mister a un giocatore come Wellington, che di certo non ha bisogno di questo, però è... Stazzone corto con il taglio sul secondo palo. In fase di possesso il... Ancora Oito Meia forte con l'intervento di Mammarella. Campo e anche di quei ragazzi che magari sono un po' più giovani rispetto a Murillo. Qui il tocco buono, chi in porta? Weber